Cari amici di Fano TV, ci troviamo all'interno del complesso monumentale Sant'Agostino a Mondolfo perché tra pochi istanti verrà inaugurata la seconda edizione di Sinestesia Festival, un viaggio all'interno di laboratori creativi, scultura, arte, pittura e grafica. Ad aprire questa lunga programmazione del festival sarà un percorso espositivo dal titolo Echi e corrispondenze. È un festival, questo a cui teniamo tanto, che guarda a fuori Regione Marche e che ci permette di far conoscere Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia. Che faccio all'associazione a tutti i volontari, il mio auspicio è che il lavoro che sta facendo in questi anni Filippo Sorcinelli sia, diciamo, da sprone. Presidente, la Regione Marche ha posto un'attenzione particolare per questa iniziativa, soprattutto per il festival. Beh, è chiaro che questo è un festival particolare, unico, il festival dei sensi, sinestesia, e che mette al centro dell'attenzione i sensi che sono a volte impercettibili, che noi usiamo quotidianamente ma di quali forse non valutiamo fino in fondo l'importanza. E questa mostra è una mostra straordinaria perché la prima cosa che mi verrebbe da dire è che a Mondolfo vedere oltre 100 pezzi di Picasso è una cosa unica per Mondolfo, ma direi unica per l'intera Regione Marche. Quindi l'appello che faccio ai concittadini della regione e anche ai turisti di cogliere l'occasione di venirla a vedere, perché è veramente una mostra straordinaria dal punto di vista culturale. Noi stiamo celebrando in questi anni i 150 anni della morte di Rossini, 200 anni della scrittura dell'Infinito di Leopardi, 500 anni della morte di Raffaello e anche in questi giorni l'inaugurazione della mostra di Leonardo e Vitruvio in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo. Quindi capite bene che inserire in questo contesto una mostra di straordinaria importanza come questa di Mondolfo nell'ambito del Festival Sinestesia mette al centro dell'attenzione la cultura della nostra regione. La regione è in grado di offrire tante opportunità dal punto di vista culturale ma e anche dal punto di vista turistico. La cultura è un grande traino per l'arricchimento personale ma anche per l'economia, e quindi dire che questo festival, questa mostra con, ripeto, oltre 100 opere di Pablo Picasso, credo per la prima volta nella Regione Marche, sia una grande occasione culturale, un grande evento che mette mediaticamente Mondolfo e le Marche al centro dell'attenzione internazionale. Sindaco, inaugurata questa seconda edizione di Sinestesia Festival, un motivo di orgoglio appunto per il comune di Mondolfo? Un motivo di orgoglio, siamo alla seconda edizione e davvero è un onore ospitare questo festival unico nel suo genere, che non si trova in nessun altro luogo d'Italia se non a Mondolfo, in uno dei borghi più belli d'Italia. E quindi come amministrazione comunale il ringraziamento lo facciamo al direttore artistico Filippo Sorcinelli e alla sua associazione Pro Arte Mondolfo per il grande lavoro svolto in questi mesi e in questi due anni, sia nella prima edizione ma anche in questa seconda edizione, che sarà davvero sorprendente. Una mostra che vede coniugare diversi artisti presenti poi nelle diverse sale. Sì, diversi artisti, tutti importanti, e avere qui delle opere di Pablo Picasso è davvero un onore. Sembrava un sogno qualche mese fa quando ne parlavamo e invece è diventato realtà, quindi davvero una grande soddisfazione da parte della nostra amministrazione comunale. E in più ci saranno tantissimi eventi in questo mese di grande richiamo che guardano non solo a tutta la Regione Marche ma anche fuori dalla nostra regione, e il mio
mio augurio, l'auspicio che faccio come sindaco è che questo il lavoro che è stato fatto dalla ProArte Mondolfo sia da sprone non solo per il comune di Mondolfo ma per tutte le istituzioni a tutti i livelli nel riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nella crescita di questo paese. Spazio recuperato, uno spazio adibito proprio all'arte, un percorso a tutto tondo attraverso il tempo, perché partiamo da opere del 400 fino ad arrivare all'arte moderna, partendo da Picasso per arrivare a Sorcinelle e Pignotti, quindi un percorso lungo qualche secolo attraverso dei posti meravigliosi, attraverso dei locali recuperati e di una bellezza oltre a quella delle opere, di una bellezza che toglie il fiato, quindi massimo orgoglio e massima soddisfazione grazie a Filippo Sorcinelli e all'Associazione BAM. Ed entriamo nel vivo di questo festival, siamo giunti alla seconda edizione, ovviamente la vostra associazione propone ogni anno delle nuove contaminazioni. Assolutamente, la seconda edizione poi rispetto al numero zero in realtà della prima offre un programma molto più articolato, molto più vario, chiaramente un'associazione pur essendo recentemente costituita ha una forza maggiore perché ha un insieme di persone che lavorano costantemente ad un progetto come Sinestesia Festival. Quattro sale espositive, ovviamente in ognuna di essa sono esposti delle opere artistiche di artisti molto famosi. È un periodo storico, più periodi storici poi alla fine. Partiamo con Picasso, che è certamente l'autore più celebre, dove viene ospitata una serie di acqueforti, punte secche, sono 66 in totale, più altre una trentina di ceramiche provenienti da tutta un'intera collezione privata. Lamberto Pignotti e sottoscritto dialogano con l'arte contemporanea, ovviamente, in un linguaggio molto più, se vogliamo, sinestetico, perché Lamberto Pignotti è fondatore della poesia verbovisiva e fondatore del gruppo 60 insieme a Umberto Eco e ha voluto con me dialogare, come dicevo, attraverso il profumo, la pittura e il libro e il racconto. E poi l'autore più antico, se vogliamo, è che parliamo di un'acquisizione che l'associazione ha fatto di recente recuperando, in realtà salvando, questo bellissimo gonfalone di fine 500 attribuito a Ercole Ramazzani, ma a quanto pare il professor Papetti ha smentito questa attribuzione durante l'inaugurazione del festival, parlando invece di Cialdieri. Comunque stiamo parlando di autori molto importanti. È un gonfalone che stava per essere spezzettato, diviso, in realtà l'abbiamo acquisito per salvarlo nella sua integrità, e parla poi tra le due facciate anche di sinestesia, perché rappresenta la morte insieme ai piedi dei vizi capitali. Un aspetto importante di questo festival è appunto la sensorialità, ovviamente l'utilizzo dei cinque sensi. È per forza, Sinestesia è un festival unico in Italia e prevede la contaminazione tra i sensi, quindi è una sorta di volontà di far conoscere alla gente un fenomeno che è quotidiano, non è qualcosa di particolarmente raro. La sinestesia, come dicevo, è un fenomeno che parla dell'insieme e della procedura sensoriale, plurisensoriale, quindi tutti i sensi sono attivi quando si vede un'immagine o si legge una poesia o si sente una musica o addirittura un profumo, ecco. Quindi noi vogliamo parlare di questo. Mondolfo è diventata una sorta di microcapitale italiana della sinestesia e dialoga con altri festival in realtà molto molto importanti sparsi nell'Europa e anche nel mondo, nelle grandi città.
Direttore, è una mostra che propone 66 acqueforti e acquetinte all'interno del Festival della Sinestesia, oltre altri pezzi artistici. Sì, appunto, qui ci troviamo nella sagrestia della Chiesa di Sant'Agostino, dove effettivamente la sinestesia la si coglie in maniera straordinaria, perché il curatore di queste mostre e di tutto il festival, Sorcinelli, ha pensato appunto, senza modificare questo luogo che conserva tutto l'arredo antico, di completarlo sinesteticamente, quindi musica, un profumo di Sorcinelli a base di incenso, quindi si ha un'esperienza appunto che non riguarda soltanto la vista ma abbraccia gli altri sensi. E qui in sagrestia è stato collocato questo stendardo seicentesco dipinto su tutti e due i lati. Questo è il lato più macabro, si vede appunto un'allegoria della morte. Prima appunto descrivendola dicevo che qui la morte si muove con un passo molto atletico, quasi che come un Nureyev scarnificato, sotto i vizi capitali. Quindi una immagine che doveva far riflettere su come comportarsi correttamente per non essere preda della morte. Un'opera che viene da Rocca Contrada e che può benissimo essere immaginata all'interno della Chiesa di Sant'Agostino, dove c'è una bellissima pinacoteca di dipinti marchigiani del 600 e del 700, perché ricorda molto lo stile di Gerolamo Cialdieri, un pittore di cui c'è anche una bellissima pala d'altare in chiesa. E poi alcuni degli armadi aperti mostrano una bellissima serie di reliquiari seicenteschi completati da montature in legno intagliato e dorato, che danno l'idea insomma della cura con cui nel passato si conservavano le reliquie di santi, anzi le chiese erano fiere di esibirle perché era motivo di vanto rispetto alle altre chiese averne di molte e di santi importanti. Ecco, io direi che il percorso dovrebbe partire da qui e poi abbracciare appunto gli altri settori di questa esperienza, quindi appunto vedere le bellissime 66 incisioni che l'87enne Picasso ha realizzato a Parigi per illustrare un testo della letteratura spagnola di fine 400, le bellissime maioliche realizzate dallo stesso Picasso negli anni 50 e 60 a Valoris, e poi le opere invece di due artisti contemporanei e viventi, Pignotti e Sorcinelli, che dialogano molto bene tra di loro proprio all'insegna della sinestesia. Quindi le quattro mostre e tutti gli eventi che nell'arco di un mese accompagnano questo festival rappresentano certamente l'occasione per riflettere e per anche creare a Mondolfo un'attrazione che va ben oltre i confini non solo della città ma delle Marche, perché è un'iniziativa certamente molto raffinata dal punto di vista ideativo e anche nella sua realizzazione, però anche estremamente valida dal punto di vista didascalico, quindi riesce ad unire la raffinatezza con la divulgazione, cosa che è abbastanza difficile fare. Quindi Mondolfo appunto per un mese credo che possa rappresentare un polo di attrazione molto grande in un momento in cui le Marche si vanno aprendo al turismo culturale, e certamente Mondolfo è una meta ideale per il turismo culturale, perché è una città non molto nota, però molto ben conservata, con un patrimonio artistico di grande rilievo. Qui la chiesa di Sant'Agostino ne è un esempio, e in più per questo mese è arricchita appunto da eventi culturali e da quattro mostre.